Un programma offerto da Birra Flea, Vitacraft, azienda agraria Angelo Tardioli. E ora siamo al bartender, cara Carolina. Non so se lei ha il problema che ho io. È un po' gelato qua È il sopra. deretano piuttosto ghiacciato. Sì. Sì, è vero, qui pensavo Di essere l'unico. di essere l'unico, invece no. Stamattina sai che ospitiamo? Ospitiamo un grande campione. È un campione straordinario, ci avrà da raccontare mille cose. Fabrizio Ravanelli, presente? Ravanelli sul rapporto con Baggio, Del Piero e non solo. Insomma, ripercorreremo come sempre la vita delle nostre eccellenze che vengono ad ospitare, o meglio, che noi ospitiamo per questo viaggio di una ventina di minuti. Francesco? 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 Ultima stazione, stazione di Fontivegge. Ammazzato. Un binario, tante parole, un pizzico di allegria, leggerezza quanto basta. A tutti in carrozza si va, la vita che ci invita, sali. Il vicino finestrino curiosando come un bimbo canterino. Ginzù, gingiù, ginzù. E il capotreno molla quel freno, vogliamo partire, fischia dai. La nostra vita mai è esaurita, è come un treno in corsa che fa ginzù, gingiù, ginzù. Saluti a tutti, benvenuti, tutti in carrozza si parla, si incontrano personaggi, chiacchiere in libertà, personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e personaggi del mondo dello sport. Erano anni, anni, anni che avrei voluto incontrarlo per fargli la prima domanda, ma alla fine quelle cassette di Pino Daniele le hai trovate oppure no? Signori, Fabrizio Ravanelli! Ciao, buongiorno, ciao a tutti, ciao. Ciao Fabri! Ciao. Quelle cassette di Pino Daniele, ritrovasti intatte oppure no? Erano tutte intatte, erano solo le custodie, era tutto organizzato. Tutto organizzato, guardiamo lo scherzo, gli scherzi più esileranti, gli scherzi a parte. Allora, Fabrizio, allora, il tempo è poco, abbiamo 20 minuti, quel che ha fatto Ravanelli lo sappiamo, a me piace parlare a Fabrizio. Quando hai capito, perché il sogno di tutti i bambini è quello di giocare a pallone, di fare il calciatore professionista, qual è stato il momento in cui tu hai capito? Accidenti, può darsi che ce l'ho fatta. Ma ci sono stati, credo, diversi step, perché credo che la mia carriera mi ha permesso di conoscere tutte le categorie, tutto in pratica anche il livello professionistico, perché sono partito dal settore giovanile del Perugia per poi fare iniziare magari dalla C2, C1, Serie B e Serie A, quindi ho per arrivare fino alla nazionale, quindi ho fatto tutti gli step, però credo che quando ho già avuto la possibilità di giocare a Perugia in Serie C2, per me era già un grandissimo traguardo, perché sin da bambino ho sempre avuto il sogno nel mio cassetto di giocare a calcio e di diventare un giorno un grande calciatore, cercando di emulare all'epoca in pratica i giocatori di quando io ero piccolo, da Bettega a Causio a Novellino a Perugia a Paolo Rossi. Quindi ero un ragazzino che si divertiva sempre a giocare davanti a casa con la palla, perché c'era solo quello. Quando uscivi da scuola giocavi solo. Non c'erano gli pallone. Smartphone, vero? No, non c'erano telefoni, non c'era PlayStation, non c'era tutta questa tecnologia. E credo che quello sia stata anche la strada, una grande scuola di vita, non solo per me, ma per tutti i ragazzi giovani. È stata una palestra, perché allo stesso tempo ti dava la possibilità di crescere anche a livello coordinativo, perché oggi credo che se tu magari a un ragazzino di 12-13 anni lo metti a fare una capriola, fa fatica a farla, perché tutto il giorno in casa, ma qui si apre un mondo, certo, un mondo che non voglio toccare. Beh, ho iniziato lì quando ho iniziato a giocare nel Perugia in Serie C, ho pensato subito che avevo fatto qualcosa di grande. Però, essendo cresciuto in una famiglia molto modesta, con un papà e una mamma che facevano sempre sacrifici, con un nonno che faceva il calzolaio, con una nonna che faceva fatica a camminare, quindi ho sempre capito che la vita era una continua lotta, e quindi sapevo che se volevo continuare a crescere dovevo impegnarmi tantissimo, e credo che la mia famiglia mi abbia insegnato tante cose da poter riportare poi quotidianamente ogni giorno negli allenamenti. Quindi diciamo che quando hai indossato la maglietta del Perugia lì
diciamo, hai forse capito, la strada è quella giusta. Sì, la strada è quella giusta. Beh, ancora ci è. Credo che la C2 in quel momento era per me un grandissimo traguardo, certo, perché ero giovanissimo. Però sapevo che se volevo un giorno diventare un giocatore famoso, dovevo sicuramente fare tantissimi sacrifici e mettere come primo obiettivo questa cosa qua, il calcio. Io andavo anche a scuola, facevo geometri, quindi dovevo conciliare la scuola con il calcio. E poi papà doveva abbandonare il lavoro ogni tanto per portare a giocare a Perugia, a fare gli allenamenti, perché dove abitavo io, a Mugnano, non c'erano i pullman che potevano coincidere con gli stessi orari degli allenamenti. Quando non c'era lui dovevo fare l'autostop, quindi come vedi è stato il supporto della famiglia, è stato fondamentale, ma è stato anche un grande sacrificio da parte mia. Certo. Oggi io, che sono padre di 3 figli, sì, siamo sempre propensi a portarli e andarli a riprendere senza nessun problema, cosa sbagliatissima, che qualche volta dovrebbero arrangiarsi da solo e capire cosa vuol dire fare sacrifici anche da giovani. Questo è l'inizio di Fabrizio. Intanto tu sei del 68, sì, siamo quasi coetanei, mi ricordo, ma giovane, c'ha già i capelli bianchi, dopo 20 anni guarda come siamo ridotti, lui ce li ha uguali, io, ma vabbè, questo apre chiudo parentesi. Dall'inizio alla fine, come hai gestito poi quel momento che per alcuni aspetti è veramente molto difficile, della fine della carriera, quando ci si abitua, quando capisci che forse è il caso? Guarda, io sono un po' stato forse un giocatore un po', sotto questo punto di vista, preparato, perché quando ho fatto l'ultimo anno di Perugia, che mi sono dovuto ritirare per un'operazione alla schiena, perché avevo un'ernia che non mi poteva permettere più di giocare a calcio, e quindi è stata anche una causa il mio ritiro, una causa fisica il mio ritiro di calcio, dal calcio. Però l'ho vissuto con molta tranquillità, anche perché ultimamente, gli ultimi anni, mi pesavano sempre di più stare lontano dai miei figli, mi pesava di più andare in ritiro, e quindi anche allenarti ti faceva più fatica. Ma no, allenarmi no, perché continuo ancora oggi, ho 50 anni, a allenarmi. Devo dire che è in splendida forma, allenarmi, ti basterebbero un paio di rifiniture e andare in campo, voglio dire, un attimo. E quindi credo che quello ce l'ho dentro, una persona ce l'ha dentro, al di là dell'attività professionale che fa, e quindi credo che l'allenamento sia salutare, quindi non mi implica nessun sacrificio. Il sacrificio era quello di stare lontano dalla famiglia il fine settimana, e quindi l'ho affrontato il ritiro dalla mia carriera con molta tranquillità e con molta serenità. Quindi come un passo logico, sì, di un percorso che, insomma, ti ha visto davvero, certo, protagonista, certo, in Italia e non solo in Europa. Ecco, il Fabrizio che poi lascia l'Italia, quindi con le sue abitudini, con insomma, gli affetti, immagino, e va quindi all'estero, con delle aspettative grosse, perché quando sei arrivato in Inghilterra ti hanno pagato un bel po' di quattrini. Cioè, come cambia la tua vita come uomo? Ma cambia totalmente, anche perché quando sono andato via io avevo 27 anni in Inghilterra, sono stato uno dei primi italiani insieme a Gianluca Vialli ad andare via, e mia moglie aveva 23 anni, avevamo avuto un figlio da pochi mesi, quindi ci siamo ritrovati nel nord d'Inghilterra, a Middlesbrough nel 96, quando sicuramente il mondo era totalmente diverso da questo, anche se è passato veramente, certo, poco, sono passati appena 23 anni, però credo che faccio un esempio, per andare a comprare una bottiglietta d'olio bisogna andare in farmacia in Inghilterra, non ce l'aveva nessun supermercato, quindi questo ti fa capire le difficoltà che abbiamo trovato io e mia moglie, non avendo, certo, né genitori né suoceri, certo, vicino, non parlando la lingua, mia moglie la parlava un pochino meglio di me, io parlavo il francese, quindi nella difficoltà più totale, passare dalla Juventus, un club organizzato sotto tutti i punti di vista, dall'A alla Z, a un club che ha voglia di crescere ma che ancora non è formato a livello di strutture. Cioè, se alla Juventus hai bisogno di un pediatra, se, certo, hai bisogno che ti si rompe un flessibile, perché succede anche alle, certo, case dei calciatori, certo, tu hai già tutta un'equipe. No, ma lì alla Juventus devi pensare solo a cercare di fare il tuo lavoro nel migliore modo possibile, se c'è un problema anche a livello familiare c'è subito la soluzione. Quindi, signori, trenino commerciale. Ti chiedevi il perché di questa presenza, per questo, è il nostro tom tom umano. Ah.
Quindi, non finisce qui. E non finisce qui. Quindi siamo in Inghilterra, quindi però cominci un attimino a formarti, perché poi credo vada di pari passo, no? La crescita professionale e quella personale. Quindi il ragazzo comincia a essere un uomo con delle responsabilità, certo. E quindi cresci e diventi un personaggio in Inghilterra, che non è così, così semplice. Lo si deve non soltanto alla tua, al tuo aspetto canuto, ma anche alla tua gestualità sul campo. Quindi nasce l'esultanza con la maglia. Come nasce? L'hai spiegato tante volte. Com'è che ti è venuta? È nata in una partita contro il Napoli di Bosco, perché non stavamo facendo una grande partita. All'intervallo il mister Lippi disse di stare tranquilli, che era una giornata storta, ma che avremmo vinto lo stesso, perché la squadra era composta da 11 campioni e anche all'ultimo minuto un campione avrebbe, della nostra squadra, avrebbe risolto la partita. Io 2 minuti dalla fine ho fatto il gol e così mi è venuto istintivo tirare sulla maglia nella testa, andare incontro al mister, e da allora è iniziato questa mia esultanza, che poi onestamente mi ha portato fortuna. Ti ha portato fortuna e ti ha fatto diventare anche personaggio, tanto che cominci ad essere anche imitato. E quando un personaggio diventa, insomma, una fonte di ispirazione per un imitatore, vuol dire che ti sdogana totalmente. Come hai vissuto quel periodo? Parliamo di Joel Edix, no? Che imitava... Ma devo dire che l'ho vissuto con tranquillità, anche con molto affetto, perché sono andato diverse volte anche negli studi di Mediaset a trovarlo e a fare qualche battuta, anche se devo riconoscere, poi magari mi sbaglio, aveva più un accento più che umbro, un po' più marchigiano, sì. E quindi non secondo il mio punto di vista, io farò una critica costruttiva, era un po' più spostato verso il marchigiano che l'umbro, un po' forzato. Però al di là di quello, credo che sia stata una cosa molto, molto carina e anche gradita da parte mia. Bene, noi poi arrivi in Francia. In Francia hai già l'esperienza dell'Inghilterra, è più o meno la stessa cosa o altre difficoltà all'Olympique Marseille? No, tutto più semplice, anche perché città meravigliosa Marsiglia, città di mare. Ultima fermata, Pincetto. Allora, dal Pincetto adesso scendiamo, risaliamo dall'altra parte, ripartiamo da Marsiglia e poi andiamo in picchiata fino a Pian di Massa. Vabbè, tra un po'. Gesù, Gesù, Gesù. Vitacraft, una storia d'amore lunga 180 anni. Chi ama gli animali sceglie Vitacraft. Medicat, tutto quello che è metalli, materie plastiche e legno. Per saperne di più consulta anche tu www.medicat.it. Medicat è a Perugia, Santa Sabina. Agricola Tardioli, la carne genuina come quella di una volta. Animali selezionati ed allevati con foraggi del territorio umbro e la lavorazione fatta da mani sapienti. La trovi nelle proprie macellerie a Sant'Angelo in Celle, a Perugia in via Petrarca 32 e a Capodacqua di Assisi. www.agricolatardioli.it. Con Fabrizio Romanelli, dunque arriviamo a Marsiglia, dicevi tutto più semplice, perché? Sì, tutto più semplice perché Marsiglia è una città meravigliosa, io città di mare, i marsigliesi si sentono molto più italiani che francesi, io ho avuto la fortuna di abitare su un posto fantastico perché comunque la Provenza è bellissima, tutta la Costa Azzurra, abitavo a Cassis, un paese
d'inverno di 2000 abitanti e d'estate di quasi 20.000. È un posto fantastico, è una delle società più gloriose, più organizzate e più forti anche a livello di merchandise in Europa, con tanti tifosi sempre al seguito, con 50.000 spettatori ogni domenica. Più facile anche per me, perché la cultura francese è molto più simile alla nostra, quella italiana, quindi credo che sotto tutti i punti di vista è stato molto più semplice. È stato tutto un po' molto più semplice. E tra i tanti privilegi che ti sei guadagnato ovviamente sul campo, quello di aver giocato con due dei più grandi numeri 10 della storia, Del Piero e Baggio. Riusciamo a fare un sunto dei due, cioè non ti chiedo chi è più forte, dimmi come ti sei trovato, quali erano le caratteristiche, qual era l'incastro perfetto. Sono due giocatori diversi e due ragazzi diversi. Roberto Baggio, innanzitutto, io sono arrivato, ero molto giovane, lui era già uno giocatore straordinario, un giocatore introverso, spesse volte molto simpatico e spesse volte anche molto chiuso. Un ragazzo che viveva la sua vita, essendo anche buddista, non essendo cattolico, quindi faceva poco comunella, insomma. Bravissimo, bravissimo. Spesse volte, quando magari si andava a cena insieme, lui disertava per poter stare a casa sua, perché aveva le sue abitudini. Non era un cazzaro come Vialli, insomma. Bravissimo. Perfetto. Mentre Alessandro Del Piero io l'ho conosciuto da giovane, perché lui è arrivato che è veramente giovane alla Juventus, poi è cresciuto. È vero che ci siamo continuati a frequentare anche in nazionale, anche dopo i 4 anni vissuti insieme alla Juventus, però ancora era un ragazzo, come si dice, giovane, un ragazzo molto simpatico, un ragazzo che sta allo scherzo, un ragazzo pronto, un po' simile a Gianluca Vialli, allo scherzo, alla battuta. È logico che poi con il passare degli anni anche lui ha dovuto rivedere il suo modo di comportarsi, perché quando diventi un giocatore importante, un personaggio molto importante, non hai più nemmeno quei spazi per poter stare con i tuoi compagni e quindi ti devi disciplinare, devi cambiare un po' il tuo stile di vita. Lui lo ha cambiato, però credo che sia sempre rimasto un ragazzo straordinario, perché credo che venga da una famiglia anche lui molto seria. È un ragazzo che comunque ha della moralità, un ragazzo che un ragazzo pulito, la sua carriera poi lo ha dimostrato. Pulito, certo, educato. Certo. Comunque credo che nella Juventus, nella storia della Juventus, una società che ha tenuto e ha avuto sempre una costanza, quella di poter. Ecco, scusami che ti interrompo, tu mi devi spiegare. Sì. Se te lo dice un tifoso del Napoli, ok? Quando si dice si entra nel mondo Juventus, cioè proprio te lo chiedo perché voglio saperlo. Chiunque poi c'è passato, e tu ci sei stato un bel po', è un altro mondo. Cioè, cosa vuol dire un altro mondo? La mentalità Juve, la filosofia Juve, cioè che cosa vuol dire poi in termini pratici? Guarda, in termini pratici ti posso dire che per me la Juventus è stata una scuola di vita, lo è tuttora, perché quando entri dentro al mondo Juventus capisci che ci sono delle regole, che devi stare delle regole, che devi rispettare tutte le persone che lavorano per Juve, devi essere educato, devi avere un abbigliamento adeguato alla società e a chi rappresenti. Ogni allenamento è una competizione per poter sì che poi la domenica tu possa riuscire a raggiungere la tua massima performance. Quindi ordine e disciplina. Ordine e disciplina. Non dico che siamo a livelli militari, ma credo che ognuno sa che se sbaglia la porta dell'uscita la conosce, sì, bene. Sì, mi senti? Sì, sì. Mi senti? Sì, questo è Pietro, sì. Il disturbatore. Salve, io tempo fa comprai il Corriere del Ghana e trovai scritto, sì, che Fabrizio Romanelli era il nuovo CT del Ghana. Cosa c'è di vero? Glielo chiediamo. Cosa c'è di vero? No, c'è di vero che c'è stata una trattativa, poi questa trattativa non è andata a buon fine e niente, come tutte le cose quando non vanno a buon fine è saltata. C'era questa possibilità che io avevo preso in considerazione, che tra l'altro era anche molto interessante per me, perché sono convinto che il Ghana, al di là dei buoni giocatori che ha, con un tecnico giovane che ha voglia di emergere, che magari può dare quella disciplina e quella conoscenza tattica, poteva
poteva essere il caso giusto sia per me che per il Ghana, però non ci siamo messi d'accordo, non ci siamo trovati d'accordo e quindi vedete, cioè, a proposito di cambiamenti, beh, bel cambiamento anche fare il CT del Ghana e quindi certo. Vedere però, ecco, hai avuto la possibilità tra le altre le fortune di confrontarti con posti magari che non avresti neanche visitato, quindi si diventi un po' cittadino del mondo. Sono tante le domande che vorrei farti, Fabrizio, ce n'è un'altra, dica. Fontivegge, stazione di Fontivegge. Pensavo avesse qualcosa di interessante da chiedere a Fabrizio. Fabrizio, un'altra disputa su cui molte volte ci si dibatte. Amore sì, amore no, tu parlavi prima di autodisciplina, no? Cioè, ma autodisciplinare un ragazzo di 20 anni per quel che riguarda l'attività è vero più bella che esiste al mondo, cioè si fa prima della partita, si può fare o non si può fare, mentre magari è sconsigliato, riferisco a fare all'amore, anche quella è un'autogestione, immagino. Ma quello, credo che il discorso dell'amore, quando la fai con la tua donna, credo che sia più salutare che controproducente, anche perché io non ho avuto mai problemi a avere rapporti con mia moglie anche alla vigilia delle partite, anche certo. Perché anzi non è stato mai un mio cruccio questo. Ci sono allenatori che però hanno scuole di pensiero completamente diverse, sono gli integralisti e quelli, diciamo, invece più... Ma credo che ci voglia sempre un certo equilibrio. Certo equilibrio. È come normale sei? Che se tu hai rapporti quotidiani ogni giorno con la tua moglie, è normale che la tua performance... Qualche problema alle ginocchia ce l'hai, sì. È normale, dica. Però credo... Che... Signori, trenino commerciale! Il nostro trenino, i nostri sponsor. E quindi l'autodisciplina, è chiaro, per arrivare a certi livelli è assolutamente fondamentale. Allenatore, dicevi, quindi se non sarà il Ghana sarà sicuramente qualcos'altro. Qual è il tuo diciamo la tua ispirazione come modello di allenatore attualmente? C'è questo fenomeno Sarri che sta un po' rapendo l'attenzione. Io vorrei riportare quello che sono stato io come calciatore alla mia squadra e quindi far capire ai miei giocatori che bisogna buttare, forse dico buttare, uso questa parola per far capire che i miei giocatori dovrebbero mettere il cuore al di là dell'ostacolo. Mi piacerebbe che la mia squadra giochi e interpreti un calcio offensivo, ma allo stesso tempo molto battagliero, con grande carattere. Devo dire che sono un fans di un mio compagno di squadra, che abbiamo fatto tante battaglie, che ora credo che sia uno degli allenatori, se non il più bravo, credo nei primi tre top ten, che è Antonio Conte. Credo che lui sia il mio idolo sotto questo punto di vista. Mi piace come gioca la sua squadra, con molta determinazione, dove credo che anche lui faccia rispettare le regole a tutti i calciatori. Io sono stato diverse volte a trovarlo anche a Londra. È vero che quando lui allenava la Juve, io allenavo i ragazzi della Juventus, quindi ci confrontavamo quotidianamente. Sono stato a trovarlo a Londra, c'è un grande rispetto di Antonio, perché è un allenatore, un uomo vero, che dice le cose in faccia, che fa rispettare le regole. E è per questo che ti dicevo poc'anzi, che la scuola Juve ti fa crescere non solo come uomo, ma anche in qualsiasi campo lavorativo, certo. Perché tu vuoi far rispettare le regole, certo. Perché ci sono delle regole da far rispettare, per dove esiste l'educazione, dove esiste la voglia di lavorare, di fare sempre qualcosa in più che ti porta a raggiungere in qualsiasi traguardo. E questo non lo dico solo nel calcio, ma lo dico anche per chi magari fa un qualsiasi altro tipo di lavoro. Certo. Credo è una che scuola che ti forgia nella disciplina. Nella disciplina, dove secondo me alla base di tutto, una parola che oggi non ho detto, ma che sta... che calza su qualsiasi tipo di lavoro e di sport, che è l'umiltà. Certo. L'umiltà, come dico sempre io, è nella bocca del campione, nella bocca del mediocre c'è sempre una grande presunzione. Quindi credo che se tu un giorno ti relazionerai, e mi auguro per te quotidianamente, con qualsiasi campione che è stato nello sport o che è nella vita, qualsiasi imprenditore, per un'eccellenza, certo, un'eccellenza, vedrai che non avrai nessun problema a rapportarti, perché ti farà sempre sentire a suo agio. Anche noi abbiamo delle regole, quelle della pubblicità. Gesù di giù, Gesù. All right. Yeah!
Vitacraft, una storia d'amore lunga 180 anni. Chi ama gli animali, sceglie Vitacraft. Medicat, tutto quello che è metalli, materie plastiche e legno. Per saperne di più, consulta anche tu www.medicat.it. Medicat è a Perugia, Santa Sabina. Agricola Tardioli, la carne genuina come quella di una volta. Animali selezionati ed allevati con foraggi del territorio umbro e la lavorazione fatta da mani sapienti. La trovi nelle proprie macellerie a Sant'Angelo in Celle, a Perugia in via Petrarca 32 e a Capodacqua di Assisi. www.agricolatardioli.it. Fabrizio, sei anche papà, sì, di tre figli maschi, ovviamente, a cui immagino abbia insegnato questi valori che ci hai appena raccontato, ma sono anche avviati loro nella strada, insomma, del papà? Ma guarda, ho tre figli, uno di 22 anni che si sta laureando, è una grandissima soddisfazione, lui gioca a livello dilettantistico, mi sta dando grande soddisfazione perché è un ragazzo maturo, un ragazzo che sa quello che vuole dalla vita e oggi credo che per il momento sono molto molto contento. Mattia, che ha 18 anni, gioca nella Beretti dell'Arezzo e il sabato e la domenica gioca in prima squadra con l'Arezzo in Lega Pro, viene convocato quasi tutte le domeniche, quindi è una grande soddisfazione. Per lui la strada sarà ancora molto dura se vorrà fare il professionista, però è sulla strada giusta. E più Carlo, che ha 12 anni e gioca negli esordienti qui a Perugia, e lui di strada ne deve fare ancora tanta, però l'importante è che il calcio gli possa servire da far capire quanto sia importante nella vita fare sacrifici, perché credo che questa sia la cosa principale per poter crescere nella direzione giusta. Ecco questo esempio. Beh, abbiamo provato a raccontare in 20 minuti più Fabrizio che non Ravanelli. Ravanelli lo conoscevamo, Fabrizio è una persona squisita a cui auguriamo davvero un bocca al lupo per il futuro. Grande Fabri. Alla prossima. La vita che ci invita, sali, mettiti vicino al finestrino, curiosando come un bimbo canterino. Gin su, gin giù, gin su.